Spettacoli, mostre e concerti al Via Cantieri Viviani, tra arte ma anche tanto impegno sociale. Spettacoli teatrali, mostre, concerti, l'arte la fanno i giovani e Cantieri Viviani, il progetto di formazione e spettacolo ideato da Giulio Baffi che coinvolge centinaia di giovani. Un progetto con una forte connotazione sociale che traccia un percorso di conoscenza e diffusione del personaggio e dell'arte di Raffaele Viviani. L'iniziativa infatti si propone di recuperare e riproporre le opere del grande autore nato a Castellammare di Stabia nel 1888. Sentiamo Alessandro Barbano, amministratore unico della Fondazione Campania dei Festival. Un'iniziativa, diciamo, di costruzione della cultura, è un'iniziativa come sempre che coinvolge le fasce deboli, i minori a rischio, quelli che attraverso il teatro possono trovare una forma di riscatto, una forma di partecipazione alla vita civile, e l'obiettivo del teatro, che è lingua di tutti, è proprio questo. Quest'anno Cantieri Viviani inizia con l'inaugurazione del forno Raffaele Viviani alla Fondazione Fanelli e si chiuderà il 9 gennaio con lo spettacolo concerto di Maria Nazionale al Teatro Carol. E nel programma c'è anche la ristrutturazione di un teatro di Castellammare per un'idea di riqualificazione e riscatto a 360 gradi, come ha detto l'ideatore Giulio Baffi. Quest'anno, in questo scorcio di anno, riprenderemo e porteremo avanti i laboratori con i giovani di Castellammare, perché è importante che un nome come Viviani faccia parte della quotidianità, anche della quotidianità didattica, di giovani che condividono lo stesso luogo natale. L'idea di un progetto culturale diffuso su tutto il territorio stabiese e oltre è stata sposata anche dal presidente della regione Vincenzo De Luca. Castellammare sicuramente è una delle aree di sofferenza da questo punto di vista della regione Campania, la delinquenza organizzata è una realtà. Ma Castellammare, come anche Napoli, sono realtà che vivono di una grande cultura, di una grande umanità, vivono di una tradizione fatta di lavoro, di sacrificio di migliaia e migliaia di persone.